Si paventano tempi bui per i siciliani che sono alle prese con una ulteriore emergenza. In alcune zone, invero, come la nostra Agrigento, oramai atavica, quella idrica, e con la quale i cittadini hanno imparato a convivere, in altre in cui dovranno probabilmente prendere esempio da noi. Il motivo è presto detto ed è nell'allarme lanciato ieri nel corso di un'intervista dal presidente della regione Schifani. Siamo l'unica regione del nostro paese, dice, in zona rossa. C'è una carenza di precipitazioni che si trascina da 8 mesi e che non si verificava dal 1980. In Sicilia continua, viviamo grandi periodi di scirocco con vasti incendi in estate e durante l'inverno la siccità, per cui siamo davanti ad uno stravolgimento dell'ecosistema ambientale. E a suo dire la regione sta approntando le misure di emergenza e di contenimento della crisi, sperando nella pioggia, ma nella consapevolezza che quest'ultima non sarà sufficiente ad eliminare l'allerta. Di fatto, sottolinea anche che il governo della regione non è ancora sul punto di chiedere un uso più morigerato dell'acqua alla popolazione, perché la situazione sembra essere ancora al limite. Ma Schifani dice: se saremo costretti, lo faremo, con appelli alla popolazione a razionalizzare l'uso dell'acqua, qualcosa nella quale noi agrigentini siamo da sempre campioni.